Comunque, ciò che mi interessa è che sono, la loro vita è caratterizzata strutturalmente da non ricordarsi l'esistenza di internet. Per loro il libro è una variabile non presente immediatamente nella loro esperienza diretta. Compare dopo, cioè quando compare? Compare quando vanno a scuola. Ma tra i 3 e i 5 anni giocano disperatamente ai videogiochi. Non so se bene o male, ma le console portatili per i videogiochi che stanno soppiantando quelle fisse, Nintendo, PlayStation, non facciamo torto a nessuno, per l'altra, per PS Sport, per quant'altre, sono presenti nella loro vita prima che loro vadano a scuola, o meglio, sono alla scuola dell'infanzia, quindi non prendono ancora in maniera formalizzata a leggere e scrivere, ma usano i videogiochi. Ora, l'aspetto interessante di tutto ciò è che questo genera, attenzione, sul lato blu dello schermo, siamo sicuri, perché lì ci sono 500 anni di galassia Gutenberg, di studi sulla galassia Gutenberg, quindi tutto ciò è abbastanza consolidato. Sul lato rosso, come compare dello schermo, non siamo tanto sicuri, perché gli studi su questa cosa sono cominciati 12 anni fa e quindi non possono essere pervenuti a risultati chiari. Peraltro siamo troppo vicini al fenomeno e quindi è difficile per noi avere una prospettiva chiara su cosa succede nelle dinamiche produttive e negli stili di apprendimento a questi che io chiamo nativi digitali. Possiamo chiamarli anche sacchiaboli, se non piace il termine, ma comunque la cosa è la stessa. Sacchiaboli vuol dire gente, ma un nativo digitale non resiste, non si ricorda perché. Quello che succede ed è importante è probabilmente questa variante qua, cioè la prima: il codice alfabetico nella testa dei bambini di oggi è uno dei tanti codici disponibili sui device digitali. Loro usano il codice digitale è un codice plurimo, cioè il peso della variabile audiovisuale, della variabile sonora, della variabile immagine fissa e in movimento è uguale se non superiore al peso del testo. Nella nostra scuola non è stato così, ovviamente. Io per 10 anni ho lavorato nella editoria scolastica, quando ho cominciato a lavorare le immagini costava ancora tanto metterle nei libri, quando ho smesso di lavorare ci costava molto meno. Adesso forse si passerà agli ebook, ma voglio dire, quello che importa è il fatto che per 500 anni noi abbiamo usato il codice alfabetico come strumento principale di trasmissione dei saperi e oggi siamo passati al codice digitale, che è nativo nella testa dei nativi, per usare il termine brutto, perché è il primo codice con il quale entrano in contatto. E quindi loro si aspettano di vedere ciò che si può vedere, di vedere in grafica ciò che si può rappresentare in grafica, di sentire quello che si può sentire. Brutalizzo: se la maestra gli spiega i vulcani piuttosto che l'ominazione, non si aspettano di vedere la maestra che disegna un vulcano alla lavagna. Non parliamo delle LIN, che sono una tecnologia vecchia, che sono state acquistate da noi improvvidamente quando gli inglesi li avevano dismessi, ma insomma, comunque, sono già tutte acquistate. Però va bene anche la LIN, voglio dire, però il ferro mi interessa poco, mi interessa quello che ci sta dietro. E si aspettano appunto il vulcano a illuminazione, come prima volta si aspettano di vederlo, questo vulcano, in un filmato possibilmente all'altezza della qualità grafica di Super Mario.